buonasera a tutte e tutti voi, che insieme a noi siete qui riuniti per celebrare insieme il culto di Venerdì Santo. Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre che ci ha creati, del Signore Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi e dello Spirito Santo che ci rinnova. Amen. Nella morte di Gesù sulla croce si compie l'opera di Dio per la nostra salvezza. Noi non abbiamo niente da aggiungere a ciò che Dio ha fatto. Non possiamo fare altro che tornare a quell'avvenimento che è il vero punto di partenza della nostra vita, per cercare di comprenderlo nella sua forza e nella sua semplicità. E lo vogliamo fare oggi ripercorrendo il racconto che Matteo fa degli avvenimenti di quel giovedì e venerdì santo. Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone, quello che era stato lebbroso. Mentre erano a tavola, si avvicinò una donna con un vasetto di alabastro, pieno di profumo di nardo, molto prezioso, e versò il profumo sulla testa di Gesù. Vedendo ciò, i discepoli scandalizzati mormoravano e dicevano: «Perché tutto questo spreco? Si poteva benissimo vendere il profumo a caro prezzo e poi dare i soldi ai poveri». Gesù se ne accorse e disse ai discepoli: «Perché tormentate questa donna? Ha fatto un'opera buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avrete me. Versando sulla mia testa questo profumo, questa donna mi ha preparata per la sepoltura. Io vi assicuro che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo messaggio del Vangelo, ci si ricorderà di questa donna e di quel che ha fatto». Preghiamo. Vorrei, Signore, che la mia casa fosse il focolare di Betania, con il profumo del nardo che inonda tutto. Che ci fossero gesti d'amore, di tenerezza, che rendano gradevole la vita di coloro che passano di lì. Vorrei, Signore, che la mia casa fosse il focolare di Betania, dove si riuniscono gli amici e le amiche che fanno festa in tuo onore. Vorrei che fosse anche il luogo delle differenze e dei differenti, dello sguardo diverso e di coloro che si perdono nel cammino. Vorrei, Signore, che la mia casa fosse quel luogo in cui si vincono i giorni solitari e sconcertati, affinché insieme a te si apra la vita nuova. E soprattutto, Signore, vorrei che la mia casa fosse il luogo in cui alcuni servano, non importa chi siano, affinché tutti possano sedersi al tavolo con te. Amen. Allora uno dei 12 discepoli, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Che cosa mi date se io vi faccio arrestare Gesù?» Stabilirono 30 monete d'argento e gliele consegnarono. Da quel momento Giuda si mise a cercare un'occasione per far arrestare Gesù. Il primo giorno della festa dei pani non lievitati, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la cena di Pasqua?» Egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda a dire che il suo momento ormai è arrivato e che viene in casa tua con i suoi discepoli a mangiare la cena di Pasqua». I discepoli fecero come aveva comandato Gesù e prepararono la cena pasquale. Quando fu sera, Gesù si mise a tavola insieme con i 12 discepoli. Mentre stavano mangiando, disse: «Io vi assicuro che uno di voi mi tradirà».
Essi diventarono molto tristi e a uno cominciarono a domandargli: «Signore, sono forse io?» Gesù rispose: «Quello che ha messo con me la mano nel piatto è lui che mi tradirà. Il figlio dell'uomo sta per morire, così come è scritto nella Bibbia. Ma guai a colui che mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Per lui sarebbe stato meglio di non essere mai nato». Allora Giuda, il traditore, domandò: «Maestro, sono forse io?» Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto». Mentre stavano mangiando, Gesù prese il pane, fece la preghiera di benedizione, poi spezzò il pane, lo diede ai discepoli e disse: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese la coppa del vino, fece la preghiera di ringraziamento, la diede ai discepoli e disse: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, offerto per tutti gli uomini per il perdono dei peccati. Con questo sangue Dio conferma la sua alleanza. Vi assicuro che d'ora in poi non berrò più vino fino al giorno in cui berrò con voi il vino nuovo nel regno di Dio mio Padre». Cantarono i salmi della festa, poi andarono verso il Monte degli Ulivi. Gesù arrivò con i discepoli in un luogo detto Getsemani e gli disse: «Restate qui mentre io vado là a pregare». Si fece accompagnare da Pietro e dai due figli di Zebedeo. Poi incominciò a essere triste e angosciato. Allora disse ai tre discepoli: «Una tristezza mortale mi opprime. Fermatevi qui e restate svegli con me». Andò un po' avanti, si gettò con la faccia a terra e si mise a pregare. Diceva: «Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice di dolore, però non si faccia come voglio io, ma come vuoi tu». Poi tornò indietro verso i discepoli, ma trovò che dormivano. Allora disse a Pietro: «Così non avete potuto vegliare con me nemmeno un'ora. State svegli e pregate per resistere nel momento della prova, perché la volontà è pronta, ma la debolezza è grande». Per la seconda volta si allontanò e cominciò a pregare e disse: «Padre mio, se proprio devo bere di questo calice di dolore, sia fatta la tua volontà». Poi ritornò dai discepoli e li trovò che dormivano. Non riuscivano a tenere gli occhi aperti. Per la terza volta Gesù si allontanò e andò a pregare ripetendo le stesse parole. Poi tornò verso i discepoli e disse: «Ma come? Voi ancora dormite e riposate? Ecco, il momento è ormai vicino. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani di gente malvagia. Alzatevi, andiamo. Sta arrivando quello che mi tradisce». Mentre Gesù ancora parlava con i discepoli, arrivò Giuda, uno dei dodici, accompagnato da molti uomini armati di spade e di bastoni. Erano stati mandati dai capi dei sacerdoti e dalle altre autorità del popolo. Il traditore si era messo d'accordo con loro, aveva stabilito un segno e aveva detto: «Quello che bacerò è lui, prendetelo».
Intanto Giuda si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, maestro!» Poi lo baciò. Ma Gesù gli disse: «Amico, si faccia quello che sei venuto a fare». Quelli che erano venuti insieme a Giuda si fecero avanti, presero Gesù e lo arrestarono. E Gesù disse alla folla: «Siete venuti a prendermi con spade e bastoni, come se fossi un delinquente. Tutti i giorni stavo seduto nel tempio a insegnare e non mi avete mai arrestato. Ebbene, tutto questo è avvenuto perché si compia quel che hanno detto i profeti nella Bibbia». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Signore Gesù, quando molti dei tuoi discepoli e delle tue discepole cominciarono ad abbandonarti, tu chiedesti ai pochi rimasti se non volessero andarsene anche loro. Oggi pure ci lasci liberi di abbandonarti o di seguirti. Oggi, mentre molti ti voltano le spalle, tu poni a noi la medesima domanda, quella di allora: non volete andarvene anche voi? E noi vogliamo risponderti oggi come Pietro fece allora: Signore, a chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Quelli che avevano arrestato Gesù lo portarono alla casa di Caifa, il sommo sacerdote, dove si erano radunati i maestri della legge e le altre autorità. Pietro lo seguiva da lontano. Poi entrò anche nel cortile della casa e si sedette in mezzo ai servi per vedere come andava a finire. Intanto i capi dei sacerdoti e gli alti del tribunale cercavano una falsa accusa contro Gesù per poterlo condannare a morte, ma non la trovavano, anche se si erano presentati moltissimi testimoni falsi. Infine se ne presentarono altri due che dissero: «Una volta egli ha dichiarato: io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Allora si alzò il sommo sacerdote e gli disse: non rispondi nulla? Che cosa sono queste accuse contro di te? Ma Gesù rimaneva zitto. Poi il sommo sacerdote disse: per il Dio vivente, ti scongiuro di dirci se sei tu il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù rispose: tu l'hai detto, ma io vi dico che d'ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto accanto a Dio Onnipotente e gli verrà sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, scandalizzato, si strappò il mantello e disse: «Ha bestemmiato, non c'è più bisogno di testimoni. Ormai, adesso avete sentito le sue bestemmie. Qual è il vostro parere?» Gli altri risposero: «Deve essere condannato a morte». Pietro era seduto fuori, nel cortile, quando una serva si avvicinò a lui e gli disse: «Anche tu stavi con quell'uomo della Galilea, con Gesù». Ma Pietro negò davanti a tutti, dicendo: «Non so nemmeno che cosa vuoi dire». Poi se ne andò verso la porta del cortile. Là un'altra serva lo vide e disse a quelli che erano vicini: «Questo era con Gesù di Nazaret». Ma Pietro negò ancora e disse: «Giuro che non conosco quell'uomo». Poco dopo, alcuni dei presenti si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Certamente tu sei uno di quelli. Si capisce da come parli che sei della Galilea». Allora Pietro cominciò a giurare, a spergiurare che non era vero e diceva: «Io non lo conosco nemmeno». Subito dopo, un gallo cantò. In quel momento Pietro si ricordò di quel che gli aveva detto Gesù: «Prima che il gallo canti per 3 volte avrai detto che non mi conosci». Allora uscì fuori e pianse amaramente. Signore, com'è doloroso capire che anch'io al posto di Pietro ti avrei giurato fedeltà per poi dire che non ti conoscevo. Com'è doloroso capire che, ascoltandoti predicare, ti avrei accusato di blasfemia e di sedizione. Com'è doloroso capire che se fossi stato a Gerusalemme quel venerdì, sarei rimasto senza voce a forza di urlare «Crocifiggilo!». Com'è doloroso realizzare che avrei chiuso le porte del tuo regno a molti, pensando che ti stavo facendo un favore.
Com'è doloroso comprendere che, come Paolo, non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Signore Gesù, perdonami per la tua grazia. Quando fu mattina, tutti i capi dei sacerdoti e le altre autorità del popolo si riunirono per decidere di far morire Gesù. Alla fine lo fecero legare e portar via e lo consegnarono a Pilato, il governatore romano. Quando Giuda, il traditore, vide che Gesù era stato condannato, ebbe rimorso. Prese le 30 monete d'argento e le riportò ai capi dei sacerdoti e alle altre autorità. Disse: «Ho fatto male, ho tradito un innocente». Ma quelli risposero: «A noi che importa? Sono affari tuoi». Allora Giuda buttò le monete nel tempio e andò a impiccarsi. Gesù fu portato davanti al governatore romano. Quello gli domandò: «Sei tu il re dei giudei?» E Gesù rispose: «Tu lo dici». Intanto i capi dei sacerdoti e le altre autorità portavano accuse contro di lui, ma egli non diceva nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose neanche una parola, tanto che il governatore ne fu molto meravigliato. Ogni anno, per la festa di Pasqua, il governatore aveva l'abitudine di lasciare libero uno dei carcerati, quello che il popolo voleva. A quel tempo era in prigione un carcerato famoso di nome Barabba. Quando si fu riunita una certa folla, Pilato domandò: «Chi volete che sia lasciato libero? Barabba oppure Gesù, detto Cristo?» Perché sapeva bene che l'avevano portato da lui solo per odio. Intanto i capi dei sacerdoti e le altre autorità convinsero la folla a chiedere la liberazione di Barabba e la morte di Gesù. Il governatore domandò ancora: «Chi dei due volete che lasci libero?» La folla rispose: «Barabba!» Pilato continuò: «Che farò dunque di Gesù, detto Cristo?» Tutti risposero: «In croce!» Pilato replicò: «Che cosa ha fatto di male?» Ma quelli gridavano ancora più forte: «In croce! In croce!» Quando vide che non poteva far niente, che anzi la gente si agitava sempre di più, Pilato fece portare un po' d'acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse: «Io non sono responsabile della morte di quest'uomo, sono affari vostri». Allora Pilato lasciò libero Barabba, fece frustare a sangue Gesù, poi lo consegnò ai soldati per farlo crocifiggere. Allora i soldati gli tolsero i suoi vestiti e gli gettarono addosso una veste rossa. Prepararono una corona di rami spinosi e gliela misero sul capo. Nella mano destra gli diedero un bastone. Poi incominciarono a inginocchiarsi davanti a lui e a dire ridendo: «Salve, re dei giudei!» Intanto gli sputavano addosso, gli prendevano il bastone e gli davano colpi sulla testa. Quando finirono di insultarlo, gli tolsero la veste rossa e lo rivestirono con i suoi abiti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un certo Simone, originario di Cirene, e lo obbligarono a portare la croce di Gesù. Quando arrivarono a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, si fermarono e vollero dare a Gesù un po' di vino mescolato con fiele. Gesù lo assaggiò, ma non volle bere. Poi lo inchiodarono alla croce e si divisero le sue vesti, tirando sorte. Dopo rimasero lì, seduti a fargli la guardia. In alto, sopra la sua testa, avevano messo un cartello con scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei giudei». Talvolta mi immagino
come sarebbe stato ridicolo e penoso se la gente attorno a Gesù, o anche solo i suoi discepoli, gli avessero proposto con zelo di portare per lui la sua croce. Se avessero applaudito tutti e lo avessero lodato sotto la croce, egli muore per noi. La sua croce è una croce proprio vera. Egli la portava tra il tradimento e la maledizione, circondato da un silenzio glaciale, impotente, come abbandonato da Dio. Il disprezzo, il tradimento, l'impotenza. Questa è la via della croce. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la regione, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò molto forte: «Eli, Eli, lema sabachthani!» Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alcuni presenti udirono e dissero: «Chiama Elia, il profeta!» Subito uno di loro corse a prendere una spugna, la bagnò nell'aceto, la fissò in cima a una canna e la diede a Gesù per farlo bere. Ma gli altri dissero: «Aspetta, vediamo se viene Elia a salvarlo!» Ma Gesù di nuovo gridò forte e poi morì. Allora il grande velo appeso nel tempio si squarciò in due da cima a fondo. L'ufficiale romano, pieno di spavento, disse: «Quest'uomo era davvero figlio di Dio». Molte donne erano là e guardavano da lontano. Esse avevano seguito e aiutato Gesù fin da quando era in Galilea. Tra le altre c'erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Maria, madre di Magdala, Maria, madre di Gesù, Maria, madre di Giacomo e Giuseppe, la madre dei figli di Zebedeo, Salomè, Maria, moglie di Cleopa, sono tutte presenti ai piedi della croce. Piccole luci di fedeltà tra le tenebre della passione, presenze d'amore che accompagnano sino al termine della sofferenza, cuori in agonia, straziati dal grido del loro diletto. Ci volevano forza e coraggio per sfidare i soldati e accompagnare il condannato sino alla morte. Loro hanno assistito impotenti, avvicinando il volto sfigurato. Nelle ore del dolore non sono fuggite. La loro preghiera si è fatta comunione. Solo gli sguardi annullano le distanze. Hanno resistito sino a quando si è spento lo sguardo di lui. Ma dove sono gli apostoli? Gli uomini sprofondano nel loro dolore. Gli uomini si rinchiudono nei loro pianti. Ormai era già sera quando venne Giuseppe di Arimatea. Era un uomo ricco, il quale era diventato pure lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù, e Pilato ordinò di lasciarglielo prendere. Allora Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, lo mise nella sua tomba, quello che da poco si era fatto preparare per sé, scavata nella roccia. Poi fece rotolare una grossa pietra davanti alla porta della tomba e se ne andò. Intanto due delle donne, Maria Maddalena e l'altra Maria, stavano lì, sedute, di fronte alla tomba. Quel venerdì sera, che per gli ebrei è l'inizio dello Shabbat, nell'ora in cui non si distingue più un filo nero da uno bianco, le due donne sono fuori, fuori dalle loro case e dalle tradizioni religiose. Stasera altre accenderanno le luci dello Shabbat, altri accoglieranno la luce. Esse non hanno finito la lotta con le tenebre, non hanno finito con il tuo corpo straziato, ove assente il soffio della vita, o Gesù. Pensano ai gesti da compiere attorno alla morte, per radicare fino all'estremo la tua vita in un rispetto di cui tu stesso hai indicato la strada. Le donne vegliano, instancabili, stanno lì tra il giorno e la notte, tra la morte e la vita, tra la sofferenza e il conforto, in una fedeltà che nessuno può annientare. Donaci, Signore,
questa tenerezza attenta al corpo sofferente degli altri e visita le nostre paure di fronte alla morte, affinché la vita di ciascuno e ciascuna di noi sia accompagnata sino all'ultimo da una presenza che salva la dignità inalienabile della persona umana. Amen. E noi anche stasera ci salutiamo nel nome del Signore. Che il Signore medichi le nostre ferite, che il Signore asciughi le nostre lacrime, che il Signore consoli le nostre sofferenze, che il Signore sia con noi fino al giorno della risurrezione. Amen.